Allora, due grandezze, y e x, si dicono due grandezze variabili, naturalmente, y e x, si dicono direttamente proporzionali, attenzione, direttamente proporzionali, se quando una diventa il doppio, triplo, la metà, un terzo, allora anche l'altra diventerà il doppio, il triplo, la metà, un terzo. Esempio, mi spiego con un esempio che è molto più semplice. X è la variabile indipendente, y è la variabile dipendente. X rappresenta il numero di pacchetto di biscotti che io vado a comprare al supermercato, y rappresenta la spesa complessiva. E questo cosa significa? Significa che y, la spesa complessiva, dipenderà da che cosa? Da x, cioè da quanti pacchetti di biscotti ti vai a mangiare, ti vai a comprare. Bene, y, la spesa complessiva, dipenderà se prendo 10 pacchetti, 5 pacchetti, 2 pacchetti. Ora, se un pacchetto di biscotti costa, attenzione, 3 euro, io che cosa ho? Se io metto, faccio una tabella di questo genere, metto x, vedete, è il numero di pacchetti di biscotti, 1. Quanto spendo Y, in questo caso vi ricordate Y, la spesa complessiva, variabile dipendente, spendo 3 euro. 2 pacchetti, 6 euro. 4 pacchetti, 12 euro. 8 pacchetti, 24. 10 pacchetti, 30. Attenzione, cosa possiamo dire? Possiamo dire che in questo caso, se io faccio Y fratto X, cioè per ogni valore corrispondente di y, faccio la frazione di y fratto x, vedete 3 fratto 1, 6 fratto 2, 12 fratto 4, 24 fratto 8, 30 fratto 10, in ogni caso ottengo lo stesso valore, 3. Vedete 3 per tutti i valori di x e y corrispondenti. Se io faccio y fratto x, il valore che ottengo è sempre lo stesso, 3, k uguale a 3. Quindi, cosa posso dire? Posso dire che due variabili sono tra loro y e x, cioè il numero dei pacchetti di biscotti e la spesa complessiva, sono direttamente proporzionali quando y fratto x è uguale a k, cioè un valore costante sempre uguale. K in questo caso viene chiamato coefficiente di proporzionalità diretta. Ok, in questo caso k è uguale a 3, perché qualunque valore che prendo di x e y corrispondente, se io faccio y fratto x è uguale a 3. Se una funzione di proporzionalità diretta viene espressa su un piano cartesiano, ottiamo una retta passante per l'origine. Ma questo lo vediamo un attimo, tra un attimo. Vorrei farvi notare una cosa. Nelle grandezze direttamente proporzionali, la cosa importante qual è? Guardate, se io x è 1, lo quadruplico da 1 passo a 4, y da 3 passa a 12. Vedete che quadruplica anche lui? Se da 2 passa a 10, quindi è 5 volte, da 6 passa a 30, quindi è 5 volte. È quello che dicevamo prima, due grandezze direttamente proporzionali, se una diventa doppio, triplo, la metà, bla bla bla, anche l'altra fa la stessa cosa. E questo che cos'è? Beh, questo ragazzi è il grafico che ottengo, vedete, noi prima abbiamo visto la temperatura, qui vediamo in questo caso una grandezza matematica, una funzione matematica. Che cosa abbiamo? Guardate, qui mettiamo x, che sono il numero dei biscotti, 1, 2, 4, 8, 10, e qui mettiamo la spesa complessiva. Vedete? 1, 3, 2, 6, 4, 12, 8, 24. Non vado a fare 10 perché devo salire e non ci sto. Se io vado a prendere i valori corrispondenti e traccio il grafico, ottengo, vedete, una retta passante per l'origine. Questa retta è y uguale, viene rappresentata questa retta mediante, scusate, viene indicata mediante questa funzione y uguale a 3x, che è quella, vedete, dove 3 è il coefficiente di proporzionalità diretta. Quindi una grandezza, scusate, una funzione che lega due grandezze direttamente proporzionali è rappresentata su un piano cartesiano, ok, mediante una retta passante per l'origine. E questo è l'esempio che avevamo fatto in classe. Vedete, dopo aver verificato che i valori riportati nella tabella seguente individuano grandezze direttamente proporzionali, scrivi la relativa funzione e rappresentala sul piano cartesiano. Questa tabella rappresenta una grandezza direttamente proporzionali, cioè x e y sono direttamente proporzionali. Guardate, da 4 si passa a 40 10 volte, da 24 y passa a 240 10 volte, da 4 a 20 5 volte, da 24 a 120 5 volte. Ma
Come posso stabilire in realtà se questa è una grandezza, sono grandezze direttamente proporzionali? Vado a fare k uguale a y fratto x, 24 diviso 4, 72 diviso 12, 120 diviso 20, 144 diviso 24 e così via. Vedete che danno sempre lo stesso valore, 6. 6 è il coefficiente di proporzionalità. Ok? Infatti questa funzione è legata da y uguale a, se si viene indicata con y uguale a 6x. Dove ho preso il 6? L'ho preso facendo y fratto x per tutti i valori corrispondenti.